Ok, eccomi in live. Ciao a tutti e benvenuti. Bene, bene, iniziamo. Allora, adesso andiamo qua con GTA con Elise Smith. Benissimo, ecco qua, siamo in palestra come sempre e vediamo un po' che fare. Sarebbe buon pomeriggio, hai bisogno? Ah sì, volevo fare il rinnovo dell'abbonamento. Perfetto, venga pure, venga pure. Sono una dipendente io, solo che mi ero vista un po' più Ah, comoda per fare un po' di ok. allenamento. Se mi dà i suoi documenti di identità, facciamo veloce. Sì. Perfetto, Eccomi qui. grazie. Nia Torosidis. Sì. Ok, mi scusi se ho fatto un po' di fatica, ma un po' complicato il cognome. Allora. Non si preoccupi. Ok, c'era già soldi in contanti dietro. Sì. Quanto Ok, allora un attimo solo che le faccio subito rinnovo. è il Se rinnovo? mi fa una firma qui. Perfetto, Ok. Ecco qui. ottimo. Grazie. Ottimo, perfetto, grazie Ok, grazie a mille. lei. Ci Buon vediamo. allenamento. Se vuole No, dei per link adesso devo. sono. Cosa? Per adesso devo andare a lavorare. Però Ah, va bene. tornerò più Perfetto, tardi, se vuoi ok? dare l'energy drink sono qui e posso fare tutto, ecco, sto Ok, poi lavorando semmai più più tardi, tardi, va sì. bene, allora buon lavoro. Grazie, salve Salve. anche a lei. Ciao bella, come stai? Come va il lavoro? Sto E alleniamoci un po' ancora. Benissimo, raga. Brutto quando ti svegli, esci da casa, prendi la macchina al garage e invece del rosso magenta è nera e con un'altra targa. Ai ai ai. Hai chiamato il governo? Ai ai ai, Appena sì. risolto. Ah, ottimo. Però è stamattina che vado in giro con la macchina nera, porca miseria. Sì. Per fortuna a me non è ancora capitato. Ma infatti questa a me era la prima volta da quando sono arrivato in questa città, però vabbè, capita. Brutta Dopo storia. prima la mia comunque nera. Prima ci aveva sempre allenare con noi Totò e Elisa. Come Totò? Sì, è venuto a Totò, scaricare. Sì, è veramente. venuto a scaricare un po' di stress qui da noi, sì. Quando? Stamattina, un paio d'ore fa. Ah. Sì, tu non c'eri, stavi forse stai mangiando. E lui è venuto e si è messo in mu mutande bianche con i cuoricini rossi. Vabbè, sì. Classico, no? Ma perché di solito non viene Totò? Diciamo che Totò è stato il primo uomo sull'isola a essere il più forte dell'isola. Ah, come la leggenda narra. Esatto, quindi lui non ha più bisogno della palestra. Però lo yoga, diciamo che lo sostituisce a volte alla sua amica Giovannona, Ho capito. la ragazza del lavoro al Vanilla. Ha bisogno? Eh sì, vorrei comprare una quarantina di energy drink. Sì, prego, venga. Palle, ce l'ho. Ha già i soldi dietro? Ok, anche che li prendo allora. Due, 38. Vabbè, non vale più, va. Perfetto. Quindi 40 sono 4.000 dollari. Grazie. Eccolo lì.
Io questo energy drink. Grazie mille. Grazie a lei. Buon allenamento. Steve, tieni qua. Scaricati tutto dallo stress, che può darsi che fra un giro o due scappiamo di corsa. Intanto ho dato il segnale dell'organizzazione. Grazie, cara. Ma non è che finiamo le scorte se andiamo? No, no, decisamente no. No, allora dipende quali, cosa, dipende cosa. Mo do un'occhiata. No, boh, io parlo di un po' delle armi intanto. Sì, sì, vai, vai. Quindi... mi ha detto che, diciamo, già questo, cioè, nel senso, potrebbe essere un orario buono, quindi... credo, cioè, se non adesso, fra 10, 15 minuti, 20 minuti, non lo so. Cioè, vabbè, finisci quello che stavi facendo, cioè, il carico che stavi facendo. Ok, vabbè, allora io mo finisco qua lo yoga, poi vado nel garage centrale a prendere l'attrezzatura. Ok, intanto chiamo gli altri. Vado. Bene, bene, ok, perfetto, ho registrato le vene, abbiamo fatto. Ok. Ok. Buono yoga. Grazie, arrivederci. Vito proprio centrale. Bene, bene. Niente, qualcuno ha tirato giù quella... idrante.
Porca puttana, porca. Che male, madonna. Non so questo cazzo di telefono. Ai, avevo subito. Ma insomma, mamma mia. Sì. Mi va elettronicamente il polso. Porca troia, devo fumarmi un energy drink. Fumarmi la marijuana. Ora ce l'ho in macchina. Hai visto che c'ho, ho guardato la macchina nuova. No. Finita. Maronne! Dottor! Dottoressa! Cosa? A posto. Hai lavorato oggi? Sì, alla grande, sì. Devo finire un attimo un carico di pesce, devo finire. Vai, buon lavoro! Ora ripasso tanto. Vabbè, ci vediamo qui in palestra da dopo, ok? Ok, a fra poco, ciao! Opla! Sono presa un pugno, quindi sono stato un attimo a fumarmi un'erba medica in macchina. Ah, hai fatto bene. E questo era tutto a posto, Lucy. Questo sarebbe stato il momento Eli, giusto. Sì, tutto bene, solo che mi diceva il ragazzo che gli è partito. Sì, in macchina avevo un po' di erba medica, me la sono fumata. Appunto, sì, un incidente, penso. Era lì preoccupato il ragazzo. No, è stato un attimo. Vabbè, no, se sono cose che capitano non serve nemmeno sapere chi è stato, dai. No, più che altro se ti serviva te la davo io, sei a posto? Sì, sono a posto, grazie mille. Meno male, dai. Aspettiamo un altro po'. Vabbè, io torno dentro intanto. Sì. Sto bene ora. Oh, eccoti. Mamma mia. Dove sei andata di corsa? A fumarmi l'erba medica che avevo in macchina. Ah, ho capito. Bene, per fortuna. Scusami ancora, sai. No, niente. Stai attento solo. Sì, ho visto che quello sbagliato. Se che quello sbagliato le deve tirare un altro. Molto più forte. Lo so. Infatti, ho qualche problema cellulare. Intanto mi dà la scossa quando lo uso. Mamma mia.
Oh, sto sempre stressatissimo. Mamma mia. In realtà prima sono stato un'ora a portare un bel carico. E quindi non mi sono riuscito a rilassare qua prima. Sono venuto, però sono stato via subito. Ah, che peccato. Lei che lavoro fa, mi scusi? Io faccio il pescatore, ma è un lavoro un po' temporaneo. Sto accumulando un po' di soldi per poi sponsorizzare per bene la mia attività da ingegnere, appena posso aprirla. Ah, ok. Bene, bene, c'è un po' di palestra, continuiamo a fare palestra intanto noi. Eccoci qua. Vedi gli effetti.
ci stanno i cavalli in palestra? Elisa, che portò un cavallo in palestra? Ma con tutta sta vegetazione, sai com'è? Sarà qualche cavallo selvaggio. Cavalli selvatici saranno. Mi è arrivato un messaggio. Ah, è una foto del mio amico. È una foto di un mio amico. Opla. Era sta corsa da sta cosa. Buonasera. Ho quasi finito, Steve, tranquillo. Vai, fai un cavolo. Che mo me ne vado al piano di sopra, così non occupo il posto. Ecco qua. Vado sopra. Grazie. Steve, ho finito ora anche con i pesci. 200 pesci da consegnare. A chi? Al monito. Bene, quando bene. Siamo incontrati devo fare altri 20 pesci, devo finire il carico. Bene, dopo. Bene. Sì. Ti sei stressato parecchio a pescare 200 pesci. Ah.
Yogo! Ma... come? Non ho ben capito l'ultima parola. Yogo! Ah, ok. È lo yoga maschile, yogo. È giusto. Giusto, giusto. Totò, cucù. Ti ho visto, Totò, mentre mi guardavi da dietro, eh. Ho visto, eh. No, no, posso prendere quanti ne voglio, guarda qua, 7 minuti, sì, può accumulare. No, no, tanto si accumula l'effetto. Massimo 5 ne puoi prendere, alla volta. Ah, non senti? Ma come non senti? Energia 90. Cosa? È cambiato adesso? Ci sono gli energia 90 sono ora. Andiamo. Andiamo? Andiamo. Ah, ciao, 6 minuti di boost avevo. Avevo 6 minuti di boost, mannaggia. Quanti? 6. Appena andiamo 96 ne posso portare 280. Vestiti, vestiti. Sì, sì, infatti andiamo. Ok, perché io ho la carne. Andiamo, andiamo. Quindi andiamo, dai. Ma io vengo al solito a fare quella la solita vedetta. Ma adesso un problema. Clemente, dove sta? Chiamalo. Vai, 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 vai pure intanto, ti raggiungo subito. Andiamo a prenderlo i tool. Opla. Paletti.
Consuma pochissimo sta macchina. Oddio. Ma ferma, c'è un problema, c'è un problema, oh. Cioè? E il prezzo è calato, è tutto diverso, sta a 29, ma c'è un problema grosso, ma che cazzo ha fatto Totò? Mi ha fatto un casino. Steve, pensavo mi chiamassi. C'è sta un problema, ci sta, ma che cazzo... Ma mi ha fatto sbagliato Totò. Ha guardato il mercato che cambia, ma che cazzo, ma porca troia, sono le barrette energetiche, no? La 92. L'energy drink si è abbassato, sì. Porca miseria. Puttana. Senti, andiamo al magazzino qua vicino, cambiamo la merce, Elisa, via con me. Va bene, andiamo. Guida tu la macchina. Aspettiamo qui, aspettiamo. Sì. Volete che vi aspettiamo qui o vi seguiamo? Boh, decide Steve. Mannaggia Totò. Ok. Allora Steve, ti mando la radio. Il magazzino lo conosci? Sì, sì. Oh, senti che potenza sta macchinetta, oh. Porca miseria. Sì. Tira, tira. Accorto spigne, eh. E ora che siamo in due è un po' più pesante, quindi... Ah, beh, certo. Però prima ho raggiunto i 147, diciamo. 150 quasi. Pensavo meglio, eh. Eh no. Oh, Totò. Ma che cavolo, mi hai fatto sbagliare, il mercato è cambiato. Le Power Nell stava a 29. Mo sto andando al magazzino dell'acqua distillata, scambio le Power Nell con le barrette. Sì, è cambiato appena l'hai visto tu. Cioè, tu l'hai visto, noi siamo scappati e il mercato è cambiato. Insomma, mo c'ho le guardie che stanno lì e io sto andando al magazzino dell'acqua distillata a cambiare la merce. Mo perché non ci sta nessun dipendente. Vabbè, dai, ci vediamo là. Ormai è andato così. Ok, ciao. Mannaggia sto cavolo di Totò, si è mai sbagliato in vita sua, guarda che strano. Oh, mamma mia. Si è mai sbagliato? Sta macchinetta a corto, oh guarda, non troviamo lunghi. A corto sta macchinetta è una favola. Vabbè, infine è una macchina urbana, una city car, questa è buona per le viuzze del downtown. Ti devo dare le mie cose. Entra con me? Non posso entrare dentro perché sennò perdo le chiavi. Ah, non io sto carico, aspetta un ritorno. E tua macchina rimarrà, mi sa che rimarrà a perdere la chiave della sua macchina. 96 energy drink. Brutto affare, andiamo via, va. Sì. Già mi sta rotto il culo, andiamo, va. Non vuoi... Non ci stanno le barrette. E quindi? E quindi bisogna tornare per forza in palestra. Dio mio. Infatti, guarda due strani che mi sta venendo. Ho lasciato pure la macchina chiusa allo YouTube. Hai perso le chiavi sicuramente, persa. Dici? Già sì. Stiamo troppo lontani secondo te? Sì, perché qui ti portano, è come se andassi al porto, diciamo, quando entri nei magazzini. Sì, hai ragione.
Eppure no, la mia macchina è ancora lì, secondo il GPS. In effetti quel magazzino lì non me l'ha mai dato questi problemi. Olè, bravissima, che stile. Mamma mia, oh, ci si fa, eh? Che gli dai, freno a mano per fare così? No, in realtà non ho fatto nulla, va da sola. Ho fatto da sola, spettacolo, sta macchinetta. Ma quindi sto mercato come cacchio cambia? Chi dirà Totò che ha sbagliato lui? Tu ce l'hai ancora la radio? Ce l'ho nella Sorge. Oh, ok. No, perché neanche io ce l'ho. Ti posso dare i miei 90 energy drink io prima, Sì? Che bello. Senti, mi servirebbero al volo un po' di drink, ce la facciamo? Steve? O siete impegnati? Sì, sì, aspetta. Che succede, ragazzi? Bisogno di energy drink, ha bisogno. Sì, siete impegnati, aspetta, riposto 5 minuti, 5 minuti e torno subito. Okay. Ho una fretta una pazzesca, scusa. Ma chi era, Geromma? Sì. Perché stava andando via lui? Stava andando via e poi ci ha visti. Deve aspettare. Cioè, già stiamo in ritardo pazzesco. Ha detto Clemente, mi ha telefonato mentre Geroma parlava, un casino. Mi ha detto che la macchina mia è sparita. Oddio. Porca vacca. Rischio di fonderle il motore a sta macchina. Piano piano, piano piano.
Elisa, scusa, ma dove stai andando? Taglio. Opla. Occhio cazzo, c'è il mio camion qua. Dove? No, voi non lo vedete, è un problema, però ci tengo al mio camion. È tutto rotto. Eh sì, me l'ha distrutto già lui con su Dapsa 6x6. Vabbè, dai, noi abbiamo finito, Ma comunque te l'avevo detto pure io, GJ, che non si vedeva prima. Ma te l'ho risolto, cioè io l'ho rimesso nel garage e l'ho ripreso. Però no, devi chiudere gli occhi. Ah sì? Addirittura. Sì, se no. Cioè sì, certe volte si sistema andando al garage, ma... Ma io se vuoi essere sicuro, due volte l'ho lasciato al garage e l'ho ripreso, però vabbè, adesso lo so. Vabbè. Io prima stavo qua stamattina vendita da solo. All'improvviso Pia pareggia a fianco a me. Porca puttana. Cosa? Stamattina stavo qui a vendere da solo delle barrette. All'improvviso mi appare GJ a fianco. mi sono cagato sotto. Avevo appena fatto una chiamata al comune perché dovevo risolvere la targa Alan Zero e la perdita del colore delle modifiche. L'ho vista apparire vicino a me e ho fatto ma... E invece no, cioè la macchina invisibile. Gli hanno dato una bella svuotata qui, Madonna. In due erano anche loro. Speriamo che non cambia malamente. Io sto pure un sacco stressato, porca miseria. Ho comprato delle bistecche, sono messe in magazzino, se hai fame mangiale. Ok. Sono leggere tipo biscotti, però vabbè. Dovete fare due carichi? Guarda, io cerchiamo di finire questo intanto. Ah no, sì, vabbè, no. Perché purtroppo per questo errore di valutazione che c'è stato non da parte mia ci abbiamo rimesso 10 minuti buoni. Ora vediamo un po' come vanno le cose. Vabbè, può essere pure che rimane stabile. No, che si alza, perché l'energy drink è sceso, può essere che si alza. Allora, adesso sto vendendo barrette energetiche. Ok. Quindi se dopo, si alza l'energy drink, beh, sì. Ce n'ho parecchie a portata di mano al magazzino qua vicino. Quindi buono. Secondo te, Elisa, facciamo prima al magazzino o alla palestra? Boh. Ma secondo me se finite a fare adesso e volete proprio andate direttamente in palestra. Il magazzino quanti energy drink c'hai? Parecchi? Quanti? Beh, in due li portiamo tutti. Ah, ok. Che saranno 300? Allora io porto solo 96, Ah, giusto. Allora sì, ce la facciamo pari. Qua lo tool però dopo ne risente, mi sa, Eppure tu c'hai ragione. Sì. Oh ragazzi, Clemente. C'è stato Totò laggiù che ha visto una moto che è passata davanti a lui, ha guardato, è andata davanti al benzinaio e si è fermata. Però non c'è il benzinaio, quindi se vedi che si sta tornando dietro allo stradale. Una moto, va bene. Ottimo Totò che ci fa da spia. Fantastico così, grazie Totò, a posto. Sono partiti già a guardare, ragazzi. Sì. Stanno a guardare, stanno solo attenti. Sono vigili. Grazie. Ci vedo sulla strada a controllare. Ok, grazie. Vabbè. Clemente, ci vado tu a controllare sulla strada con il Guardian. Va bene.
Se va a fare un giro così, giusto a guardare, se mai mi ritelefono. È arrivata la macchina dei medici. Come stai messa tu con lo spazio, Elisa? Che io sto. Io? Un po' mi sento male con mal di testa. Io, ecco, oddio, oddio, è partito il mal di testa. Io vuota sono. Passami, io sono vuota io. Che hai messo per terra? Non ho visto. Non ho visto cosa hai messo per terra, non c'è nulla. Ah, ecco. Sì, perché ho sbagliato i conti, non ho posato niente. Ah, ok. Guardian, ci so. Ok, io sono vuoto. Io ho finito di vendere. Inizia che è cambiata l'economia. Interessante, controlliamo. La rete energetica è calata a 20. Energy drink è calata ancora. Apposta, andiamoci a casa. Bene. Non siamo riusciti a vendere abbastanza, peccato. È 44, ne sono rimaste 44 ma di barrette, mannaggia. E vabbè, non si spreca niente, non ti preoccupare. Telefono a Totò. Ok, a posto. Ah. Ma io, guarda, io c'ho un po' di roba per te al magazzino, un palestra. Se me ne liberi mi fa un piacere. Va bene, ok. Oh, Elisa, ci sta il Mosley aperto. Ho visto. Vuole mandare giù. E io vorrei andare a modificare la mia macchinina. Dai, andiamo giù. Così mi svago un po', dai, andiamo giù. Ok, giriamo adesso già? Sì. Ok. Vabbè, Totò, ti saluto, ciao. Grazie, ciao. No! Che puttana, ma che è il muro? Ma che sei matta? Attenta, addio! Comunque è robusta, eh? Sì. Ma pensa un po', Totò mi ha visto pure che se ce l'andavamo. E stava già tranquillo. E ha detto il Mosley aperto. La macchina mi è ritornata al garage. L'assicurazione l'hai portata. Attenta. Ma sua la palestra è ospedale, Rom. Mo chi è? Un'altra volta da dopo. Ah, grazie, Totò. Madonna, quanto mi vai bene, oh. Ah, sì. Sì, andiamo alla piazza. Andiamo alla piazza, tanto siamo andati al Mosley. Ok. Vediamo chi fa prima, allora. allora famo prima noi. Bella, Totò, ciao, grazie, ciao. Oh, è lì. Pensa che mi ha telefonato per dirmi... Ricordatevi di andare a depositare. Ah, sì. Dice andate a quello là vicino che conosci tu, se no andate a quello davanti al centrale. Fatto sì, grazie Totò, grazie, non ti preoccupare, grazie. Mamma mia. In effetti c'è un bel po' di soldi. Così.
con lo stress stai carica? No, meno di metà, quasi metà. Ah, complimenti. Come fai a stressarti così poco? Boh. Chissà, se il tuo corpo reagisce in maniera differente allo stress. Essendo donna potrebbe essere, perché è già più di una volta che ci faccio caso. Forse io sarò abituato troppo a lavorare e quindi mi stresso troppo facilmente. Infatti faccio molta fatica anche a scaricarmi dallo stress. Mentre invece tu fai prima a liberarti dallo stress quando vai a fare yoga. Ma tu vai a fare yoga senza energy drink? E beh, ormai sì. Ecco perché ci metti di più. Lo so, però siccome sono inutile per la forza, adesso a me, visto che sono diventato fortissimo, non mi pare brutto bevermi ogni volta $100. perché quello è. È quello è. Cioè, se ci fosse la sauna, allora sì, mi metterei lì, mi metterei pure a fare i conti. Quando passiamo qua davanti all'ospedale sembra qualche problema di teste agli occhi. Passo 11.224. Che fai, depositi? No, ti conviene passare? Sì, te li passo da te. Non viene, facciamo prima. Sono questi? Sì, sì, solo là ho fatto. Ah, e poi tutto il budget aggiuntivo che c'è ancora addosso, ci sarebbero. Cavolo, pensavo meglio perché no, poetto. Allora servirà di farne un'altra, magari più tardi. Certo, però io devo risolvere quello stress, non è possibile andare avanti così. Devo trovare un sistema più valido. Totò si fuma le cannette, però io... sì, e che deve fare? Tu lavora tantissimo, lo sai, no? Sì, lo so. Cioè, tra Giovannona e la palestra allo yoga... Vado da Giovannona? Non gli è sufficiente, Giovannona. No, a te, vai da Giovannona, te, no? Non ho capito, scusa. Tu, vai da Giovannona? Io? Sì! Ma non so attivo io di andare dalle donne del Vanilla. Elisa! Mamma mia. Ma per chi mi ha preso, signorina? Vabbè, ma Giovannone è Giovannone per tutti, non è che è Giovannone per lui. Ma sì, e basta. Giovannone per lui. Non gli posso rubare la sua amata. Oh. E così abbiamo fatto prima del nostro amico Totò. No, ha fatto prima lui, ha fatto prima Totò. Eh sì, col suo furgoncino. Ma questo furgoncino è il tuo, Totò? Ah sì, certo. Ma bello, carino. Ma si può entrare anche qui dietro? Boh. Non ricordo. Sì, forse sì. Boh. Forse sì, penso sì, forse. Può salire? Ma questo chi è? Il signor Hank? Sì, si sale! Si sale! Si può salire, quindi 4 posti sarà. 4 posti, sì. Bello, dietro mi vinci, cosa ci metterò dietro? I cadaveri? Che mamma. No, cane a pesca. Non sapevo in quel momento. Lo sa quando porta 6 kg? Solo? $1.000 per un'altra cosa. Sì, un mezzo di quelli particolari è questo. Infatti questo per la pesca lo uso. Ci metto il cane a pesca, cosa mangiare? Da bere? Preferisco la pesca. Tu giallo questo, sarà bellissimo il giallo. Posso salire?
Vai, sali. Assetto rialzato, quello serrato, ruota serrato. Ottimo. A favore. Ma guarda che è carina, forte. Non pre- da, da, all'asta, io devo solo il posteriore. Ma chi l'ha presa all'asta sta macchina? Au. Ah, ecco. Infatti. Eccolo qua. E poi l'ho ricomprata. A quanto? Però devo... parecchio. Ma che, che senso, l'ha presa AO e l'ha ricomprata? Poi me l'ha venduta. Ah, te l'ha venduta? Ecco, sì, vai. Perché lui voleva modificarla, però lavora tutto il giorno e non ha mai il tempo di farlo. E quindi alla fine me l'ha venduta. Anche perché gli ho rotto parecchio i maloni. A quanto l'hai comprata? C'è guadagnato qualcosa lui? Non voglio dirlo, lascia per te. Sì, segreto professionale, vabbè. Poi Totò, in realtà gli ho detto che se non me la vendeva, da lunedì smettevo di portargli la frutta e il frumento. Ah, l'hai ricattato pesante, non poteva rinunciare a questa offerta. Esatto. Proposta indecente. Totò, hai comprato un bello furgoncino. Ah, cosa soltanto per la pesca. Le Yuga solo... Classic, quello è, lo Yuga Classic. Scusate. Ah sì, ma in che categoria è? Non l'ho mai visto. Carino. Nelle misc, mi sa. Esatto, perché non ha molta questo. Capienza, diciamo, da circa 6 kg, quindi... Oh, peccato. Giusto per le canne da pesca, c'è canne da pesca, qualcosa a mangiare, si va a pescare con questo, carino per pescare. Ah, sì. Adesso faccio un bello giallo. Tutto giallo. Assetto rialzato, ruote asserrato. Ah, lo fai rialzare? Certo, è per lo sterrato, Ci sta. Ma secondo me ti diverti con questo. Tutto che qua ho portato un mezzo, sai qual è stato? Una bici quella, quella bianca, vedi quella cosa? Sì, sì. Ho fatto 40 minuti di fila e poi non potevo manco modificare né il colore, ma... neanche la targa. Lo fai mettere la targa, se era possibile. Che sfiga. È un pochino. Fai mettere la targa, ma come? Non vuoi essere che magari la bicicletta si può mettere la targa, che so io? Si sa mai. Ci ho provato, magari me la rubano, me lo c'è la targa. Ma io che c'è che lavora? Mark, credo. Ah, Mark, bene. Chi è arrivato? Però mi deve far sapere quanto devo pagare per modificare. Dove si va di qua? Ma? Vabbè, ma magari che... ti chiederà il prezzo d'acquisto, ti chiederà forse. Magari, se chiedesse quello non sarebbe veramente basso, perché andrebbe benissimo. No, preso acquisto a quando l'hai comprata tu, ecco. Speriamo ecco, di no. Lì il problema. Speriamo di no. Se ti chiede quando è. Però no, non credo. Guarda, se ti chiede quant'è, dico, guarda, ci guarda, di listino è tot, capito? E vedi, ti dice. Di listino è così, di listino. Quanto è di listino? Quanto è pagata? Quanto è di listino questa? 17 questa. Diglielo così, è di listino. E se ti chiede quando viene questa, ci 17 questa. È 17. Esatto, perfetto. Non è detto, magari acquistata a 20 poi, un'altra cosa. Giusto. Proprio. Anche per i privati, cioè se tu compri una macchina da un privato, tu dici di costo di listino, non di costo, dici quanto è pagato a privato. Vero. Anche se converrebbe dire quanto è pagato a privato, perché da privato in teoria paghi di meno, in teoria. Esatto, in teoria, esatto. Sì, vero. Ma in questo caso tranne no, però. Tranne questi casi qui che... Vabbè, vediamo cosa mi dice. Vero, cazzo, ci potevo portare la barca. Non può portarla qua. Sì, con la portarla, piccola, sì, con carattrezzi. La fai caricare sul carattrezzi. Con la piccola, però, non barcone? Il barcone... Non no. Ci sta neanche dentro il barcone, dove lo metti? Il barcone non so neanche se passerebbe sotto i pareri di luce, va. Sai cosa devi chiedergli, Totò? Lo fai andare direttamente al porto. No, ma... fai modificare lì, fai modificare. E poi no, sì. 80% sai che vuol dire? 90k devi pagare per un full kit al barcone. Ma non un full kit, magari ma estetica. No, solo estetico, magari. Per $1000, mi sputa quello. Mi fai venire qua per $1000. Guarda, secondo me te lo fa. Esatto, cioè è tenuto a farlo, se no cioè, non avrebbe aperto questa impresa. Ah. Vabbè, lui è dipendente comunque, non è sua, quindi... Credo che sia che Marco, sì, Marco deve essere dipendente. Se no non lavorerebbe qui se non volesse fare questo. Vero. Cioè. Ma è bellina sta macchinina. Ah sì. Ah, quella di poco fa. Clemente, tra l'altro. Sì, sì, oh. Clemente. Sì. Bella, secondo me già la sarebbe più bella questa macchina. Già la Clemente... un fascino. A me mi piace tantissimo. Complimenti, Clemente. A me piace tantissimo. Me la farei una macchina così signorile.
A me... Io infatti questa la voglio fare molto sobria. Niente. Bravo. Colore sgargiante. Sì, e quindi bravo. Giallo, è un colore abbastanza neutro. Sempre gialle. Cioè pensavo o un color salmone oppure un verde scuro, un blu scuro, colore presidenziale, blu presidenziale. Oppure tipo color cielo, più o meno, azzurrino chiaro. Che devi fare? Colori poco sgargianti, insomma. Guarda quanto è chiaro il cielo. Però no, c'ha ragione anche, dai. A sto punto un grigio topo, scusami. Un grigio canone fucile. Grigio canone fucile, ci può stare. Un azzurrino tendente al bianco, quasi. Non li esordisce secondo me questa linea. Madonna, è sceso il mercato, è crollato. Io non ho ancora bevuto, però se bevo allora posso immaginare se vuole sobrio. Sono proprio colori sobri. Questi no, intendo. Sono abbastanza appariscenti, ma anche l'azzurro. Questi sono, diciamo, infatti. Ma sì, identici voi due. Ecco, di nuovo. Noi siamo identici, Elisa. Ma è possibile, cioè, io non lo so. Da dietro magari sì. Da dietro sei identici. Sì, ma il naso uno c'era un poco più da picchio, uno. Da dietro uguali. Se non fosse per la barba colorata di rosso, tutto devo costruire. Beh, anche vuoi diventare mio fratello? Ah, così proprio, a sto punto. A sto punto almeno glielo diciamo, siamo in famiglia, buonanotte. Siamo una famiglia, basta. Ma che siete, fratelli? Fratelli di pelata, non di sangue. Bella questa, mi è piaciuta. Com'è, fratelli di pelata? Di pelata, ma non di sangue. Bella. No, fratelli di pelata ci sta, dai. Come procedono quelle cose? Veloce il Mosley? Non so. Diciamo. No, che lentino, perché tanto non siamo tanti, quindi se la prendo un po' con comodo. È questo il furgoncino che ti sei comprato? Io chiudo gli occhi un secondo. Vai, vai, tranquillo. Ma quanto c'ha di bagagliaio? Aspetta. Questo, Totò? E niente. E niente. Poveretto. Occhio che c'è 6 kg. 6 kg. C'è un furgone del genere, 6 kg. Sì. Vabbè, solo perché è Misk, praticamente. Esatto. Dai, però che scandalo. Arrivo, vado un attimo in bagno. Ah, sì, io vado avanti. Comunque, Steve, pensavo tutte tonalità verso sul bianco, insomma. Però forse è meglio scuro. Dimmi tu. Dipende dal tipo di macchina. Da te dipende, è molto soggettiva questa cosa. Piace scura, cioè io ho un modello mio di stile particolare, ecco, la farei scura, un l'ho vista la macchina. No, non l'avete vista, se no è un blu presidenziale molto bello, lussuoso, sì, che dà un tono pure una macchina di rappresentanza, è vero, infatti il blu presidenziale ci sta un po', cioè blu anche magari con la pearlescenza nera ci sta un po'. Wow, bomba. Comunque, mi stavi dicendo? Ma che suona? Che non sarà mica Edoardo? Edoardo, è proprio lui. Sera, Edoardo, come va? Ciao ragazzi, tutto a posto? No, sono venuto a vedere se si può fare qualcosa a questa bella motocicletta. Sicuramente sì. Ma vediamo. Dici, non ci sono meccanici in giro, vieni direttamente... No, veramente l'ho rotta tipo dietro l'angolo, perché ho preso male le misure e sono arrivato su un palo diretto, quindi... sì. Oddio, però io ho la Carbon RS, quando prendi i pali non si sfascia. L'altra volta ho preso... L'ex agente, la Smith. Sì, ho preso in pieno. Aspetta. Vito... La mia Smith! Ti tiro un pugno adesso, Si conviene correre, che se mi rialzo ti tiro un pugno. Scusi. Ti ho tolto arrivare la seconda dopo, anche te, Ti tiro un pugno adesso, allontanati, Ti conviene correre, corri, ti tiro un pugno. Aia. Ma perché devi sporcare il pavimento? Ah, che schifo. Ma tanto non ci sono io. Ma alla fine devi fare i ragazzini. Ma è aperto il Mosley o no? Sì, è aperto. Stanno modificando. Eccola.
Ecco, lo Steve, scatto, perdonami. Toto, fatti un metro più avanti, dai. Mi è scaduto il porto da... Ma qual è questo? La patente mi è scaduto. Un attimo solo, devo fare canestro. No! Ma hai sporcato la macchina? Madonna, ti ha tolto il microfono. Dai Elisa, fatti due metri più avanti. Ma che fa? Cioè, la macchina è da Mad Max. Sì, sì, no, volevo tuffarmi sulla macchina. Ma scusa, ecco, cioè... Che macchina è quella là dentro? Che storia è questa, ecco? Per cosa? La guarda come l'ha fatta. Eh no, che cazzo ne so, cioè sei passato davanti a tutti. Brutto? Ero qui prima, sono dovuto andare un attimo in bagno. È quella dentro. Lo confermo. No, è un buggy. Non è un buggy. Sì, un buggy, sì. Non è nelle non è buggy, non è una buggy, sì, esatto. Sì, è nelle sportive quella lì. Ma che cazzo di sportiva è? Sportiva sbagliata. Il buggy è un'altra. Un po' sbagliata, sì. Io voglio vedere, mi voglio. No, nelle sportive. È nelle sportive, nelle sportive. Mi sa che un una delle modello ultime. Renault, cioè in Europa esiste un modello che è Renault di questa. Sì, può essere. Ah, c'è Mark. Sì, c'è Mark. Ah, ciao Zach. Ciao Hank. C'è scritto Ijack con la H, con la J, con la K. No, ma dovrebbe essere nelle sportive. È strano. Hank, possiamo vedere come la fai? Ma non so se me la fa subito. Poi devo sentire quanto mi fa pagare. Se, prima, esteticamente magari. Può essere che te la fa subito. Anzi, io me la devo fare proprio scegliere esteticamente. Perché sono abbastanza pignolo. Anche perché non ho minima idea di come farlo. Cioè, io non so il tipo che gliela lascio e me la fanno loro. Assolutamente. Mark, hai sentito? Che ti hanno detto? Dammi un secondo che... Oh, te la porto dentro intanto. Pronto? Ehi, Marco lì. Sto al Mosley, sto sistemando un attimo la moto. Forse suonano dietro. Mi sembra che dietro suonano. Ma che è tutto sto sangue qua sopra? Che cazzo ne so io. Porca vacca quanto sangue. Come dico sempre io, viva la coda! Olè. Oddio, che è? Tu sfunuca testo, Cristino. Grazie per il follow, ciao, Miri. The Queen Game, grazie per il follow, Miri. Super tuffo e calamaro indiano. E dai, no! Come la fa? Oh, oddio! Totò, mi sporchi la macchina! Ma si sposta sta macchina? Cazzo, volevo spaccare il finestrino, cacchio, invece ho sbattuto lo sporco. È una macchina piccolina. Tutto bene, Mini? Secondo tutto me questa bene? Piccolina con un motore potenziato è cazzosissima, cioè... vorrei vedere, ma io non ne faccio il motore, non già mi interessa del motore, sinceramente. Cioè. Io la farei tutta gialla, bellissima sarebbe. A me non mi interessa del motore, sinceramente, quindi vediamo. Vabbè, gialla ci può stare. Sì. Anche se la farei verde inglese. Coi pacchi sopra. Inglesi, naturalmente. Dove sono abbinati i pacchi? Le valigie. Esatto. Tutto bene tu? Tutto bene? Mi sa che stanno a contrattare i tre. Guarda, tu che sei tutto, vieni. T'arriva un pugno. Mamma mia, però quanto agitazione. Un giorno t'arriva, un giorno t'arriva, attento, Ma mi è già arrivato, che cazzo me lo devi dare di nuovo, cioè. Zia Miri. Totò. Miriam, quando è che rifai la whitelist? Torna, torna. Mi dispiace, vedi che stai un po' male. Poi devi tornare, quando è che ripai la whitelist? E tornaci sull'osso che ci manchi, mi manchi.
perché siete tutti? Guarda, tutto col telefonino. Sto parlando con Bivo. So. Sì, in effetti pure io. Ah, ok, quindi sta parlando con queste persone. Sta mandando sta in multitasking, manda messaggi a tutti contemporaneamente. Ecco, sono arrivato a un accordo, mi sa. Ah, sì? Sette macchine, sì. Accordo sindacale? Ma magari sono a vernice, magari. Vediamo. Dai, capire quanto costa. Voglio spiare, voglio spiare. Vediamo un po'. Dio, ma ha perso la barba? Potessi mettere nel furgoncino se potevo. Vediamo. Che colore dici? Posso mettere a posto? No, purtroppo no. Rossi si possono mettere. Ma vediamo subito. Mi sa di no. Cacchio, non si può fare niente su sta macchina. Niculata. Che sfiga. Come si chiama? Le luci vuole all'oxeno? Gialle. Okay. È niculata in pratica sta macchina. Vai. Il neon? Facciamo come l'altra arancione. Poi il colore? Arrugginita come l'altro. Ok, com'era? Marrone. Cos'è che era? Ah, non mi ricordo. Vediamo lì. No, no, no. Questo non è male questo. No. Questo era. Ok. Non c'è così opaco. Controllo subito. Così opaco è ancora meglio. Gialla, che... gialla. Vabbè, i fari sono gialli, dai. Che non c'è marrone così, cioè proprio non c'è gialla. Nessuna tonalità di marrone. Peccato. L'opacità. E sta così allora, non è un problema. Giallo cactus, ecco. Mi sa che è nicolata sta macchina. È un pochino. Giallo cactus. Il colore secondario. Il cactus è andato a male, che è un gialliccio. Cheat break. La macchina si può modificare molto bene. No, no, ha detto o l'ha detto? No, no, l'ha detto break, l'ha detto. Silenzio, silenzio. Poi a targa nera, sempre. Sì. Cerchioni non so se si possono cambiare. Cerchioni mi sa che cambiano... Ho il dubbio che cambiano solo quelli davanti. Ma proviamo subito. Sì, infatti. Esattamente, solo quelli davanti. Facciamo come l'altra volta, quelli a raggi. Dovrebbero essere sempre in quella categoria lì. Ma vediamo. Questi? Ah. No, quelli con la borchia, mettimi, quelli dopo. La stai facendo con lo ruggine? Sempre sì. Ruggine, c'è lo stesso. Bello, così si smonta facilmente. Sì, ma vediamo subito. Anche i cerchioni. Certo. Cerchioni gialli. Mi sa che rimangono così. Sì. E i freni verdi. Come freni verdi? Ah no, sono rimasti anche quelli dietro, sono cambiati, dai. Almeno così. Quello. Bello, bello. Ma gli hai messo anche il neon color ruggine. Certo. Penso che siamo a posto così. Sì. Purtroppo non si può modificare. Va bene. Mannaggia. Si fa quel che si può. Sì.
Ah, per le scelte si sta. Dobbiamo provare. Che non, non te la fa mettere. O non regge. Cioè, nel senso, non regge quello. Ma proviamo. Tanto. Nel dubbio fallo pagare, nel dubbio comunque fallo pagare pure per le scienze. Oddio, così ci sta male. Non è bella questa. Se rimanesse così sarebbe perfetta. Già. Molto bella, sì, in effetti. Vabbè. Tetano 2.0. Buongiorno avvocato. Oh. È a posto così, quindi. Sì, se non si può togliere niente, sì. Niente, purtroppo è modificabile e modificato. Perfetto, allora rimane così. Andate. No, non andiamo, c'è la fattura da fare. Paghi tutto, Toh? Paghi te, Toto. No. Sì, certo. E chi li ha i soldi? Si defila, si defila. Te paga, dai. Lo facciamo giallo, questo? Sì, certo. Chissà questo cosa ci si può mettere. No, Toto, fallo due colori. Uno giallo più giallo e uno un giallino crema, dai. No, no, giallo, vintage, no, solo giallo, vintage. Perché in caso di incidente, metti caso sono disperso, capito? Col giallo, vedo facilmente. Questo è due colori, c'è il colore principale, fa il giallo, e poi c'è il secondario giallo crema. Cioè, io sono tagliata qui sopra. Per sempre. Ma strano, vintage, non dovrebbe essere bello bollente il tetto, scusa, questo sole. In effetti, è un po' caldo. Vabbè. Mamma mia, però è comodo, sole, oggi si sta bene. Però è comodo. Ma porca sì, miseria, dove, vorrei... dove è andato Ed? Io vorrei avere i capelli di Steve. Che dire. Io vorrei non avere problemi dei capelli, vorrei essere come te, almeno mi sveglio la mattina, manco serve che mi pettino. Beh sì, però guarda che sulla pelata ci deve mettere molti oli. È tornato a fare il meccanico Ignazio. La pelata va curata, no? Cioè... Perdonami Steve. Sì, dimmi. Niente, Ignazio che... bello. Attenta la gamba, mazza che bello. Oh, bello, la macchina dietro è mancata. Che te frega, tanto... Oh. Ops. Ma muoviti un po', Toto, come lo vuoi fare questo? Tutto dritto. Ci sto, io sono sopra, oddio. Steve. Steve, aspetta. Attento, che cazzo ha fatto cadere, guarda, di questo. Ah, c'è l'eracusci. Vai, tanto non cado. Porca troia, sì, invece. Caduta. È bello che ha detto tanto non cado. Perché ha tirato l'accelerata di colpo e poi la frenata tirata. Mi cusci. Devo fargli un full kit, tanto è quando è il prezzo, è l'80%, sì, un full kit estetico. Che motore? Ma certo, tutto, ruote rialzate, gomme serrato. Che modello è? Questo è lo Yuga Classic, 14.000 di listino. Hai detto di listino? Sì, nei furgoni quelli particolari, quelli che non ho inserito dopo nel catalogo, quelli MISC, come si dice. Destino 14.000, Yuga Classic. Ok, ora vediamo il da farsi. Però intanto devo fargli magari il motore, cos'è, diciamo, quelle... assetto rialzato lo voglio, come assetto, perché deve andare anche nello sterrato per pescare. Ma con questo vai a pescare? Sì. E se tanto non gli serve il bagagliaio. Le canne a pesca, quattro cose da mangiare, quattro cose da bere. Il frigorifero? La cella del frigorifero? No. Oddio. Salzato. Cioè, così vieni così non può. No, no, nel senso, non si, cioè, si può abbassare ma non alzare. Come sì. Più basso di prima, com'è, scusa. Invece lo diamo basso, vediamo, ma che fa, facciamo versione tamarra, versione consegna pad, no. Più bello basso. Consegna, vabbè, facciamo consegna basso, pack. Dai, qua, la platea, okay. Mi suggerisce. Io sono interessato a vedere che livrea ha questo. Ah, come estetica, ci sono livree o come estetica sì, che sì, c'è? Sì, sì. Marco, immaginerai già cosa che colore lo vorrà, ecco. No, no, se ci sono livree, vediamo. Oh, quella è una striscia, se si vede nera. Dove? Ah, cioè, oh, sì, la vedo. Allora. Io non, vabbè, faccio finta di vederla, se la vedo. Facciamo così, faccio vedere io, Toto, come si vede. Adesso giallo, boom. Colore, giallo, ovviamente, ecco. Oh, ma... è bello, così! E la striscia si può fare molto un altro bello, colore a parte di sotto. Aspetta, ma vediamo. La potrei farlo rossa. Ho detto, Toto, un giallo crema, è il colore secondario. E così... Ma, Toto! No.
Così sembra GoPost. Così? Guarda, è bellina così. Bello, bello. Così da magica. Madonna. Da magica a Roma. Ci va la droga. Tutto. Beh, se c'era questo con la no, questa no, è bellissima. Questa è no. Wow. Questa è pure carina, questa, è la no. Questa meccanica. Non lo so, forse quella col mare forse metterei, Quella col mare è bello, però, col... okay. Però devi mettere il colore continuo, fare come qualcosa... quella... Esatto. Non so voi, però mi ricorda qualcosa. Madonna, però adesso modificare anche il colore sopra, però diventerebbe tutto verdino, colore, diventerebbe. È bellissimo, sarebbe. Ci sono troppi colori. Di farlo verdino, altro. Ecco, così però lo stesso colore. Ecco, no, ci sta lo stesso colore, dovrebbe esserci. Ma non c'è il rosso, il giallo, non so. Aspetta. Col verde lì non c'è, mi sa. Mannaggia. Mannaggia. Beh, così non è male comunque. Beh, ma sì, sapevo, volevo un buitonto con il giallino. Il titto giallo si può fare. Il titto giallo, vieni qua. Ma è carino così pure, giallo dai. Così, Così mi piace a me, così, A me una piccola parte gialla c'è. Beh. Ecco, tutto già. Lisa, ma di chi è l'altra macchina dietro, quella dell'Isa? È la mia. Vi dispiace se vi passo avanti perché vado super di fretta, devo fare una cosa urgentissima. Moltissimo. sì, urgente. Mi dispiace moltissimo. Così non è carino. Mi dispiace moltissimo. Grazie. Dottoressa. E io non te lo concedo. Non è carino così, dottoressa. Ma sai che col tettuccio giallo va bene, anche. Dai, così ma, va bene. No, ma sai che col tettuccio che magari sai scala il colore, sai, il verde, giallo e magari un altro giallo. A me piace così, sinceramente. Non posso parlare, cioè, ti chiamo fra poco, va bene? Va bene, ciao ciao. Devo solo fare il motore alla moto, ragazzi. Che dici, così va bene, o magari faccio il tetto giallo e la parte... Ma siamo sicuri che se mette mano al motore non esplode? Beh, la ripara prima, cazzo ne so. Dimmi tu, così. Vai, sono indeciso, infatti, se fai il tetto giallo e poi il sotto un altro colore, ecco, il sotto, la parte il giallo che c'è nei vetri, ecco, diciamo, laterale. Ma no, magari, però faccio così, magari poi ce lo cambio. Il giallo laterale potresti lasciarlo più vicino al verde, magari. Nel caso poi. La livrea proprio non puoi cambiarla colore. No, però io dico, no, io secondo me consiglio di cambiare il colore del tetto nero, come era prima, no? Era più bello, secondo me. Far tutto giallo secondo me non è bello. Oh, nero magari azzurrino come il sotto con le onde. Oppure sì, anche. Azzurrino non sarebbe male. Prova azzurrino come le onde. Vediamo, il tetto. Forse no. Con questi di blu. Forse quello che gli assomiglia di più questo. Vabbè, però lasciamolo così, però va bene così però questo, sì. Poi di estetica c'è di altro di estetica. C'è qualcosa? Estetica. A parte tanto di fari, poi queste cose poi le facciamo all'ultimo queste cose. Questo marmittoni speciali. Marmittoni speciali. Laterali. Laterale. Oh, bello. Laterali. Quattro punti laterali. Sì, va bene. Vai, metti questi. Le ruote? C'è il parasole davanti. Parasole, ci vuole, parasole. Sì, 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 ci vuole. Sì, parasole ci vuole, come va. col sole. La ruota dietro. Sì, sì, ci vuole, la ruota, sì. Sì, la ruota, certo, ci vuole la ruota di scorta, Si sa mai, buca qualcosa. Pedalini, però, coprono la marmitta. Ci possono stare comunque i pedalini. Anche se ma coprono la marmitta. Fa nulla così. In serio. Ma un bel pesce sul cofano davanti, non puoi mettere. Vabbè, però sì, però lasciali, metti i pedalini, sì, anche se copro 10 ci va. Con questo effettivamente puoi veramente andare a fare le consegne di pesce. Sì, lo so, infatti. Che bello. Tutto il pesce. Poi, il colore della targa, a sto punto facciamo un giallo. Poi già lo sai. Poi, sai cosa? Blu, esatto, bravo, blu. Ti fermi per strada, Totò, e chiedi alle signorine se vogliono entrare a vedere il pesce. Sì, vabbè, così ci sta, attacca, dai, vabbè, così. Lei signorina entrerebbe nel furgone di Totò a vedere il pesce? Signorina? Signorina? E se può allontanare? Non fate casino. Già mi ha superato, sta cosa mi irrita alquanto. Le luci, così. Ah, devo fare il motore, ci metto due. Non lo so se fare lo xeno o lasciare le originali, queste. Così sono lo xeno, ma colore standard. Oppure fare le gialline, le luci. Azzurre, magari, Gialle, eccole. Gialle, stile anni 80, diciamo. Così. No, magari stile anni 80, magari gialline. Okay. Le francese, ecco così, alla francese.
Le ruote sono modificabili? Sì, ovviamente. Le ruote. Ma questi furgoncini così sono tutti modificabili. Ma guarda, non ne so niente, non mi ricordo. Non ne so niente categoria. Quindi fai prova a fare tu. No, no, questi non sono. Non no, più magari con qualche con le borche, magari qualcosa tipo simile a questo. Allora, simile a questa. Simile a queste con le borche, diciamo, come si può dire. Prova a categoria allora. Oddio, no, no, no. Queste, no, no, lasciali queste, no, no, ti prego. No, no, sono terribili. Ipnotico. Sono terribili. Quelle là tutte piene se non erano belle. No, io vorrei. Ecco, oddio, tipo queste, ecco. Queste mi piacciono. E considera che possiamo cambiare anche il colore all'interno. Il colore del copricerchio, giusto? Sì, sì. Una micro machine. Blu come il. Proviamo blu, vai, proviamo. Come le onde. Bellissimo. È una micro machine. Forse quello più chiaro, forse quello di prima, forse era. Così. Sì. No, più indietro, prima. Questo è quello che si avvicina di più. Sì. Bene così. Poi che c'è l'altro? Boh, ne hanno sotto magari. Sì. Blu sempre con le onde. Vabbè, ne ho un blu, vai. Tanto. Mi stava guardando il culo, dicevo io. No, stavo guardando le neon. Sicura? Non si vede molto bene. Se un giorno trovate il corpo di quel signore a mia sinistra, da che parte deceduto, non è colpa mia, ricordatevelo. Ti ricordo un ex poliziotto. Che vediamo fuori le luci. Sì, ma su per giù che l'avevo visto col blu, carino era, mi sembrava. Ho fatto le gialle. Ma che gialle, non ha senso, perché se aveva le onde blu, fai far blu. Maledetto. Comunque, ragazzi... Un attimo, così controllo il colore... Venghi un attimo, così controllo il colore blu. Sparito. Mamma mia. Ci sta. Oh, questo, ce n'è anche uno più chiaro o uno più scuro, ce n'è pure. Più scuro, questo. Come sarebbe? No, cioè, questo. Questo non si vede neanche. Questo. L'ultimo, quello di prima. Quello il primo che ho fatto vedere. E questo qui, questo sì, qui, questo qui. Questo qua, sì, okay. Questo. Il claxon cucino. Il claxon. Magari un claxon questi qua anni 80, capito? Però normale comunque. Non voglio un claxon particolare, questi che fanno casino, va. Va bene questo, mettiamo la scena di questo. Niente, vetri oscurati, vetri scurati attualmente. La. E poi non so che c'è di altro, niente più penso, non niente, lo so io. Niente. Vabbè, full kit, tutte cose modificate, giusto? Sì, già fatto. Allora bene. Possiamo procedere. Oh, la striscia bianca sulle ruote tipo bene. Che belle, così, sì. Così. Prova a cambiare un attimo. No, meglio con la striscia, guarda, che più anni 80, sì, esatto. È vero. Va benissimo. Allora, posso. Sì, possiamo fare il totale. C'è un attimo, i tuoi documenti. Sempre fattura, sì, sì. Sì. Ecco qua. Cucì, dai, me l'hanno presa presto. Cucì, vedi che se un pochettino di silenzio è un fisco, eh. Torno indietro e riporto dentro. Lo so. E poi finito. Quando lo trovo in giro te lo trovi bruciato, io te lo dico. Signorina! Adesso passo io, pure. No, dai, davvero, no, Elisa, attacca devo a cazzo, dai, mi spiace, devo fare solo il motore. Appena sotto, motore. Devo fare Oddio. Solo il motore. Ti prendo sotto, Cazzo. Vabbè, però sei stronza dentro, porco troi. Hai superato la coda, via. Mark. Ha superato tutti proprio. Questo. Sì, però io sono stato gentile e l'ho chiesto. No. Dai, ti pago io le modifiche, ti pago io le Va modifiche. Va bene, ok. Ma hai visto che con i soldi si compra tutto, cazzo. Mi... Solo il motore. Modificami tutto il motore e poi lasciami libero. Comunque poi per l'estetica vengo un altro giorno che questa allora, paghi hai detto sì allora tu fatti fare una fattura scritta e poi ti faccio la ricarica te lo giuro dato quanto cazzo viene quel coso allora diciamo $10,000 la macchina $8,000 gli devo dare dai quello della camera
No, devo mettere un bel clacson che faccia, insomma... Alla fine è passato? Eh sì, però mi paga tutti i modifiche, mi paga. Ah, veramente? Ha detto, dai, fai passare, se ti pago tutte le modifiche mi fai passare, io ho detto ok, va bene. Oddio, però allora devi pagare pure a me. No, ormai io ho pagato, parlato a me. Signorina, c'è vagino munita, ne può approfittare, voi no. Eh? Lei è vagino munita, vuole mettere, cioè, l'uomo vuole pure dire che non è vagino munita? No, no, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Forse sera devo lavorare. Vagino munita, vagino munita, questo è un termine. Al tequila? Sì. Questo come si chiama? Sanctum, Sanctus, Sanctum, non mi ricordo, una cosa del genere. Ah, aspetta che guardo. Aspetta che guardo quanto costa. Guardo un attimo il volo su. Sanctus dovrebbe essere. Io gliela pago le modifiche, ma poi lei mi deve un appuntamento, okay, io glielo dico. Okay. No, lei io l'ho fatta passare davanti, quindi lei paga per questo. Mi deve pure un appuntamento. Ah. Vedremo, vedremo. E anche stasera si lavora. Che devi fare? Mesonette? No. Tequila. No, c'è la festa al tequila stasera. Ah. Alle 10. Ah, poi... E lavorate? Clemente, fammi un favore, quando becchi Obiwa, digli che devo parlargli... Ci sta in città, mi ha inviato un messaggio adesso. E poi ci sta la festa lì allo Yellow, mi sa che vi incarica anche. Mandali un messaggio, digli che è più tardi di chiamare me e Edoardo e di passare al vanilla che devo parlargli per l'armeria, eh. Poi c'è pure la festa alla Maisonette, sia allo Yellow Jack. Quella domani. Qualche giorno, quindi te lo pasa, quindi sa che... Forse, perché a me no, i DJ non mi hanno ancora confermato, però in teoria sì. Però ho visto che Zoe ha messo l'evento, quindi. Sì, sì. Ciao Mosley. Buonasera, buonasera, sì. Da un po' di tempo non lo vedo. Ok, ok. Faccio il saltino, Mosley, faccio il saltino. Sì, ok. Ok, allora, ottimo, perfetto, la vedo. Scusate. No, tutto bene, ero in città a fare qualche chiamata. Avete bisogno? Sto aspettando Mark, che... Okay. A posto. Purtroppo c'è un po' di confusione, impiegherà qualcosina. Però vabbè, non vi preoccupate, verrete serviti tutti, riesci. Sì, sì, non c'è fretta. C'è un po' di coda, però... Okay, allora, se non avete troppo fretta, alla fine verrete serviti tutti. Vai. 177-0089. Va bene, signore, con permesso, io mi vado a fare un giro in città, d'accordo? Va bene, ci vediamo dopo. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ciao. Okay, ecco qua, Mark, ha pagato lui, eh? No, per la fattura mi ha detto che il numero ce l'ho io, quindi se lo deve prendere qua. Cosa devi fare? Lui ha detto, mi faccio, diciamo, prima estetica facciamo. Ok. Ne voglio a stile Mr. Bean. Ah, proprio, ok, allora dai, vediamo come viene fuori. Verde e nero. Verde lime, esatto, e nero tettuccio nero. Anche il cofano. E anche il cofano, sì, sì. Vediamo se fanghi così. Cosa ho visto? E qua è praticamente dietro, così. Ah, sì, sì, ah, visto. Sì, sì. Vabbè, un po' sportivo, dai, ci sta. No, 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 troppo, no, no, no. Non mi ispira. Ma cos'è sta cosa dietro che è apparsa? Ah, ecco, no. Ecco, la griglia lì, cos'è? Solo i parafanghi, secondo me. Il parafango dietro. Parafanghi, dai. Vabbè, dai, che c'è un parafanghi dietro, sì. Ok. Qua intorno alle ruote sono. Sì, sì, ho visto. A quelli lì? Per forza, però si possono anche togliere questi qua. No, 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 dico, se vuoi... Non no, li no, quelli là, no, no, no. Ok. Marmitta? La marmitta... Queste? Che sono tipo sotto le luci? Oh, madonna. Ah, no, secondo no, me... No, no, non sono belle, no, no, no. No, no. Ma come sotto le luci? Perché le ha messe lì? No. Non abbassa sotto le voglio. Normale. Ah, oddio. Questi è i lati pure non sono. No, troppo tamarra. Troppo tamarra.
Oddio, ma no, oddio, ma che è? La versione oddio, no. È una cosa strana. No, no, ma che cos'è? No, no, no. Orribile, no, no, no. Lo sai che è buona questa, perché non c'è la targa, vedi? Lasciala normale, no, infatti. Sì. Lasciala normale, meglio. Interessante, quasi quasi. No, no, no. Cofano. Eh no, io lo voglio nero come Mr. Bean, lo voglio. Perché ecco, perfetto, nera, così. Non c'aveva il tettuccio era nero, sono ecco, anche, no, anche il cofano. Con la griglia davanti, cioè nel senso con la griglia davanti, Ah, sì. Oppure dentro, più che altro. Tra l'altro questa c'ha bellissima la targa davanti, che è fatta in maniera tutta assurda. Non ci sta sta macchina, quella cosa me la compro pure io. No, 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 voglio il cofano uguale a Mr. Bean, voglio fare. Per questo lo fare lime, verde lime intorno, tranne il tettuccio e il... No, il tetto è nero, tetto era verde il tetto, solo il cofano tetto che era, è... No, nero. No, no, è nero, il tetto è verde, verde, solo il cofano è nero. Non so se si possono modificare solo alcuni versi, Sì, il cofano l'ho appena modificato, che rimane nero. Tutta la carrozzeria verde. Ah, okay. Sì, ecco qua, perfetta, sì. Così, ecco, così è. No, tettuccio dovrebbe essere nero, forse, Mr. Bean. Forse se c'è tettuccio un... nero, No, sto guardando adesso. No, io sto guardando ho guardato prima su internet e adesso controllo di nuovo, Ma infatti non so perché mi ricordavo anch'io nero. E infatti, boh. C'ha forse delle linee in basso nere, boh. Qualcosa di nero ce l'ha. Però un verde un po' più chiaro, più sul... Sì, proprio sul chiaro c'è. Nel caso vediamo, era giusto per far vedere il vabbè, così ci stava bene. Comunque, le ruote si possiamo modificarle, tipo quelle che ha preso lo zoo? Sì, ci sono le finiture nere. Ah, sì, sì, come... sono ah, sì. Ecco, le finiture nere. Sì, sì, così è, così, proprio così è. Sì, sì. No, no, tettuccia è verde alla fine, ho controllato su internet. Peccato, però nero ci sta, Sta bene. Le ruote tipo come quelle che ha Totò, con la... Ma ci arriviamo. Con le strisce bianche allora... lì. Allora... davanti davanti sì, ci sta così sì sì ci metti pure la, sì. La ci metti pure la poltrona la è perfetto poltrona. No senza spoiler il massimo è questo no dai, questo no, ci sta bene beh no. Sì bagagli dai. Bagagli però scusate se no cos'è che c'hai la tavola da surf pure. È troppo grande no c'è il porta sci la tavola da surf e i bagagli no no senza vediamo il tettuccio proprio pulito lo voglio senza spoiler no, ok peccato. No sono una persona molto diciamo odio le tamarrate i fari davanti sono per andare in spiaggia era oh questi bello. sì io ci avrei messo li voglio questi pure ci sono anche gli interni che oddio, no no gli interni vanno bene come erano prima così è da però le fare davanti ci stanno se vuoi sì fammi vedere oddio cos'è ok si possono accendere accendili sa di no allora no togli allora la griglia Borgiano? Davanti nera ok signor Borgiano? Ci sono più sì. Modelli. Ah, ok, no, è che non lo sentivo parlare, ho detto magari sta parlando e non... No, no, no. Ok. Così. Sono preso da questa da questo capolavoro. Così. Così. Così, 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 così. Ok. La livrea c'è. Mi sa che non... I'm back. No, no, così va bene come era prima. Manny, c'era scritto. Oddio che brutto. Ma così lascia la no 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 come era prima normale normale e... mettiamo queste così no con le finiture nere con le finiture nere ci okay. Sta poi passiamo a fare il full kit. Comunque io glielo dico signorina, le pago tutte le modifiche alla macchina ma solo dopo l'appuntamento, quindi si regoli lei. Ah, Zach, vieni, fatti chiedere una cosa. Cosa? Metti diventa praticamente dico, così. Dico, vieni.
Oddio, ma a legge non so quali possono essere le finestrine. Cioè... Ah, per il momento non c'è nessuna legge sui finestrini. Infatti, per il momento. No, chiariscili un po', chiariscili un po'. Sì, così. Sono una via di mezzo. Sì, va bene, dai. Poi c'è le ruote. Le ruote, siccome per il Totò che le rifico la riga bianca attorno, volevo farla. Oddio, così stile anni rider, giusto? Sì, sì, erano anni lo rider. Cos'è arrivato? Che è quello? Mi sembra sì, o se no cosa ci sono ancora? Ci sono altre ruote, tipo una volta ho visto delle ruote, oddio, con un cerchio tondo in mezzo, proprio tutto tondo in mezzo, senza neanche il pezzo centrale come c'è qui, con un copricerchio però, tondo proprio vediamo in mezzo, però adesso non mi ricordo quali erano, madonna, l'ho visto tanto tempo fa. Ci sono questi lowrider. Altrimenti non ce ne sono altri tipi di. Se no, cosa c'è di altro di tipo di ruote? C'è sportive, muscle, lowrider. Forse nelle muscle. Aspetta, forse nelle muscle. Aspetta, vai un attimo nelle muscle. Sì. Tra le muscle. Vediamo qua. Perché l'avevo visto su uno di quei vecchi, su uno di quei pick up tutti strani, li avevo visti. Ci sono queste mascole. Ma allora, vabbè, torniamo su quelle di Totò, allora, quelle che ha Totò, allora, sì. Sono questi. Sì, con la liga bianca attorno. Ecco. Così? Si può abbassare un po' l'assetto? Mi sa che più di così non si può abbassare, ricontrollo. Perché vedo un po' niente. È così, così fisso. Va bene. I colori delle ruote li lasciali così o li coloriamo? Come facciamo? Neri? Tutto nero il colore dentro l'interno delle ruote. Vediamo nero com'è. Sì, ci sta. Ma un buco nero così. Come together, right. E poi now non c'è nient'altro. Bene. Le luci. Ah sì, le luci. Che luce le abbiamo? Luci gialle, tipo, anni 80. Facciamo le gialle, sì, gialle anni 80, esatto. Così. Perfetto. Poi se vuoi il neon. Si potrebbe fare neon, sì. Sì, neon, vediamolo un colore. Sì, poi comunque lo puoi disattivare. Sì, la, sì, infatti, la, sì, sì, la cruscotto. Dimmi un colore. Ma io direi sempre sul verde, perché la macchina è tutta verde. Cioè, hai in mente cosa devi fare con la tua, vero? Verde. Sì e no. Cioè, sì. L'unico è il colore che devo. Direi questo. Questo qua, punto. Sì. Direi gialla. No, così verde, perfetto. E nient'altro c'è da fare. Perfetto. Il clacson. Ah, il clacson, sì. Uno divertente. Vai così. Così. Perfetto. Ok. E nient'altro a questo punto. A posto. Okay. Oddio. Madonna, ti sto per tirare un pugno, Totò. Tanto puoi cambiare, quindi. Perdonami. Ne ho presi due ieri, due oggi, quindi. Ok, posto così. Basta così. Allora, mi servono i tuoi documenti che devo registrare, sì, il veicolo.
La fattura di $8,000, okay, perché perfetto. È l'80% del sì, prezzo. Sì, perfetto. La faccio te? Sì, sì, falla a me, falla a me. Io, bello, com'è? Ciao, Jerome. Ciao. Ciao, Mattia. Hey, Mark. Ciao, bella, Jerome. Io, bello. A lavorare. Ecco a te. Perfetto. A posto così. Grazie mille, Mark. Pronto? Di nulla. È lì, dove stai? Ti richiamo subito, ti richiamo subito. Okay. Puoi portarla anche dentro. Bene, bene, grazie, Mark. Oh. Vieni fuori, Edward, un attimo. Ah, arrivo. C'è gente oggi, Mark? Sì. La voglia. Vai. La macchina di Mr. Bean. Opla, niente, devo... Hai visto che brava? Adesso mi dai metà del costo, però, eh? Mi devo passare davanti. No, sì, io sì. Che ti ho detto, te lo pago bravo, tutto, bravo, però mi devi dare... Mr. Bean! Pure io ce l'ho, lo sai? Io ce l'ho rossa... Colore di Mr. Bean l'ho fatta io. È bella, è bella, è bella. Ah, ma è comoda come macchina. Sì. Consuma poco, rispetti i limiti. Voglio metà del prezzo adesso io. Oh Elisa, complimenti, è bellissimo. Elisa, io ti ho detto che ti pago tutto il prezzo, no, no, solo se esci con me. Tanto, Steve, la tua sarebbe... dipendente non vuole uscire perché con me. Perché basta che esco e ti dico niente, faccio niente, quindi è uguale. No, no, tu prima devi fare tutto l'appuntamento e poi ti pago la macchina. Sì, tutto appuntamento cosa? Che so stronzo io. Io basta da davanti, ho preso un sacco di soldi e sto fatturare. Guarda, se questa mi ci metti a cominciare a fare uscire, questa non mi lavora più, capito? Lascia la ma te, non ti preoccupare, non ti preoccupare, io la sfianco così vieni in palestra, si siede no, dietro al bancone. Sì, fatto. E poi si addormenta. E calma, certo. No, no, non è che si addormenta, no, cioè. No, non ti preoccupare. Ma tu mi strapazzi troppo, vedi che maschione che sei, dove vai? Ma mica la strapazzo, non ti preoccupare. Ma questa si rompe, fragile, non vedi. Al massimo arriviamo a fare l'elicottero, cioè. L'elicottero? Sì. No, ehi, ehi! Oddio. No! Oh, Cucci, però nel mio tetto, piccio, non è la mia macchina però, cazzo, dai. Aia! Adesso te meno, adesso te meno! No, non me lo pistalo, pistalo! Ti devi pagare gli $8,000, ladro, ladro! Ma che ladro! Ti ho dato passare esci... avanti, mi hai detto che mi avessi pagato, adesso ti... Ho detto esci con me, esci dammi con soldi, me, dammi i soldi! Te esci meno, te pago meno! Tutta la macchina, te pago! Ti meno! La macchina! Sembra la macchina di Mr. Bean! È la macchina di Mr. Bean! Ti meno, eh! No, scusa, ma scusami, ma pagamento in natura no, eh! Ma ah, se lo vuoi glielo faccio! Tanto secondo me devo dire pure a te! Totale, l'ho rotta tutta! Aia, cazzo fai, Totò! Suona, suona, Steve, suona! L'interno ha modificato! La macchina! No, epico, sono epico, bellissimo. Guarda che bello interno, complimenti, l'interno pure è fatto bene. Sì. Guarda che bello, è radicate noce con le inserti gialle. Eh certo, io mi tratto bene io. Eh certo, sei ricca ormai, no? Eh sì, non mi sono ricca, ma mica tanto. Comunque, no, ancora non ricca come vorrei, però ci arriverò pian piano. Non spero di no, perché sennò poi te ne vai quando diventi ricca. Non penso, no. Dog, io sicuramente a tequila, quindi tipo cosa messicana era. Poi vedrò di farcelo vedere in qualche modo, va bene, tanto so come riuscire a farcelo vedere dopo, dai. Vabbè, vado.
Ma senti un po', Elisa, che l'hai fatta pure full kittare? Certo. Davvero? Ah, diventa ancora più potente. Sì, adesso vorrei provarla, infatti. È aumentata la velocità massima? Spero di sì. Ciao. Oh, Mauri, giusto? Mauri, buonasera. Non ho capito. Nel frattempo mi hanno chiamato un paio di volte da su. Che volevano? Hanno visto il numero su Lifebook e mi hanno telefonato. Sì, è un cliente nuovo. E quindi ho contattato Said e l'ho mandato in reception perché noi stiamo in fila. Sì. Andiamo su, magari adesso se vuoi. Ma gli posso telefonare, vediamo che dice. Tanto ormai lui sta in reception. Sì, sì. Pam 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 pam. Totò, tu vuoi modificare altro? No, no, oggi no. Pronto, tu Gennaro? No, no, Gennaro l'avevo chiamato io, ho detto che c'avevo la macchina, ho fatto la macchina bella, quindi penso... Stamattina Gennaro non hai lavorato sulla palestra? No. Non c'ero. Stavo fuori città. Puoi venire ora, no? No, non va, oggi non lavori? Eh? Oggi non lavori? No, non lo so, guarda, sinceramente, sono un po' scocciato. Perché? Che è successo? No, niente, però... Sei lì, mandi gli annunci, alla fine le persone sono interessate ad altro, hai capito? Sì. Ah, lavorava in palestra. Cosa? Ora ho capito. No, non capivo il discorso. No, col furgoncino lei dice che sì, metti lì in palestra, hai capito? Però purtroppo, sinceramente, per prendere il furgone, andare fino lì, stare un'ora e mezza, non viene mai nessuno, ti scocci pure, sarei in compagnia. Ora potresti metterti qui vicino, c'è tanta gente no, che c'è. No, ma non è il problema di quello, il problema è che, diciamo che quell'idea ce l'è venuta a due persone, però la seconda persona non c'è mai, devo fare sempre io, mi scoccio da solo, hai capito? Allora, se io e te creiamo una cosa, la cosa la dobbiamo buttare avanti e te. Cioè, insieme, ecco, diciamo. Non è che poi mi sparisci. L'arte del pesce, tipo, io credo. Capito? Capito? No. Tutto a posto. Sì, capito, se abbiamo capito. Fatto una società, facciamo le cose insieme. Lui, niente. A volte c'è, a volte no. È vero che c'ha problemi suoi, per carità. Io vado a che fa, c'ha io problemi fuori, diciamo. Fuori città, sì, sì. Vabbè. Però è sempre. Che cazzo l'abbiamo fatta a fare sta cosa? Oddio, ma che originale, però. Ma che è una macchina? Ma che non te la compri, dottore, la macchina lì, che è bella? Questo ho capito qual è, ho capito qual è questo. Questa, se quello che penso io è l'1.8 anteriore diviso in due parti. Come? Sì, sì, l'1.8 anteriore diviso in due, quello è ieri. E quella ieri sera questa, che c'era lì all'locale. Oh, doggy! Dottore, buonasera! Bella cucina. Ma come un cofano, secondo me ci farà mettere. Sì, infatti! Senza cofano, guarda. Ho quantomeno le prese aria con le tonde, capito? No, questo qua sono stato già. Ma che motore è? 8 cilindri questo, sì. Sì. Buongiorno signori. Avvocato, buongiorno. Ciao. Il motore americano. Minchia, è bello sta macchina da sbirro, bella. Comunque quei pantaloncini le stanno benissimo, Tu pagami $8,000 prima. Signorina, prima lei mi fa l'appuntamento, poi le pago tutto quello che vuole. Oddio. La macchina nuova. Signorina? No. Lo so, però mi piace. Se vuole entrare su un'auto del genere basta chiedere. No, non ho dato nulla io, no. La vuoi una macchina così, Elisa? Ma compramela poi vediamo. Allora, prima faccio l'appuntamento, poi ti compro tutto quello che vuoi. Non si trattano così le donne. Esatto. Mi stanno trattando male. Esatto. Che le regalo la luna, più di questo che cazzo. Non si approcciano così. Esatto, lui sbaglia per questo, sbaglia. Non si approcciano così le donne. Signore, sì, cioè signore, signori, io sono così. Se non vi va bene, mi potete fare un grandissimo, carità, larghissimo pompino. Assolutamente. Ma? Lui. Assolutamente, non ho detto che... Non va bene il tuo modo, solo che a parer mio è il modo sbagliato. Prima devi pagare i soldi perché prima mi hai superato in coda, poi dopo. Sì, l'ho superato di quanto? Manco 30 secondi ci ha messo, cazzo. Devo dare $8,000 per 30 secondi. Minchia, manca puttana di lusso. Ma che
macchina che sta mi piace? Bellissima. Comprata? Ho visto, beh, che immaginavo. Si fanno soldi in palestra? Non tanti, quanti vorrei, però tantissimi, sì. Ah. Come? Cambiato agli interni pure? No, no, gli interni non... Cioè, gli ho messo la gabbia, cambia soltanto... Cambiano soltanto i sedili. Okay. Una bomba, mi sono innamorato. Elisa, come si chiama questo colore? Complimenti, chi è questo vecchio signore? Cosa? Come si bellissimo, chiama questo colore? Lime. 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 L'ho fatta qui. È tipo non avevo dubbi, si è fatto aiutare da Mark? Sì. Ha fatto un bel lavoro, ma è fantastico. Certo. Mi piace. Certo, magari è stato un po' aggressivo, diciamo, una moto d'epoca, però diciamo che è il suo stile. A me la mia le piace, la mia. La volevo aggressiva, la volevo aggressiva. Sì, bellissima, bella, quel verde lime spicca parecchio, sì. Ci sta bene. Io avevo tenuto originale questa macchina. Anche io l'avevo tenuta originale, colpo la mano. Probabilmente anch'io. Posso vederla internamente? Le l'avrei rimesso, io mi rimetterei un cofano sta macchina. Ma scusa, ma io la volevo aggressiva. Nel dubbio poi si fa rimontare, tanto ce l'ho a casa. Eh sì, quando si smonta si rimontano. C'era nell'hangar. Scusate, posso? Prego. Posso? Vai. Grazie. Oh madonna. Che c'è? È meglio che... Bellissima, complimenti. È un po' spartana però, giustamente al suo stile. È una bomba questa macchina, cazzo. Bella, auguri, mi fa piacere. Si è preso con esplode, dog. Aia. Infatti, anche quella frase però è una bomba. Ci sta grande. Sembra che se la chiama. Ah, oh, bello, Zoggio, come stai? Che fatto? Minchia, mi sono preso qualche giorno di vacanza, oh. Cazzo, bella. Come stai, Zoggio? Tutto a posto, tu? Ah, bene, dai. Minchia, ho preso Desireo. Oh, ciao, belli, come state? Ho visto che tua società nuova, Ma no, mica, ma quella da un po' che c'è, solo che nessuno me la si la cagata. Non so parlare oggi. I locali nuovi. Ah, sì, io puoi mettere un po' di più stretto frustrato, sì, così... Quelli ci sono già da un po', però devi frustrare. Sì, mettilo più stretto al mio, più vicino, così. Ogni tanto la manutenzione va fatta. Vediamo la prossima macchina da comprare. Ma non erano molto belli. Vabbè, capito. Adesso vediamo che fare. Oh, vado a salutare, bello. Ok. Andiamo slow motion, vediamo un po' cosa. Allora, qua ho comprato tutto quello che mi piaceva. Pure se aveva la Panto mi prendo forse un giorno. Stifo. Oh, amico mio. Mi sa che domani devo venire a prendermi un po' di drink. Sei la mozzarella, fratello? Come dici tu? Mamma mia. Totò, letteralmente. Totò, c'è un'altra mozzarella qui. Una mozzarella, una. La mozzarella e bufalino. Il bufalino. Sarabella. Ma che ti è successo? Che sei stato ricoverato? No, mi sono rotto le palle di tenere lo zaino. Bravo. Ah, io sinceramente l'ho riparato giusto ieri, però sto vedendo, devo vedere quanto dura, ecco, invece. Mi faccio i miei calcoli, poi vedo se confermo. Lo dico, ho perso $5,000 di radio. Quindi già basta. Io ad esempio non ce l'ho, infatti non ho mai comprato la radio. Ho perso 80 bottiglie di acqua distillata. Esatto, 70 ottane ne ho perso, una botta sola. Ma come tanto? Sì. E che era sfondato? La prima volta mi è caduto giù al magazzino e l'ho vista. Mentre andavo dal magazzino andava alla vendita, sono arrivato lì e non c'avevo più l'acqua distillata. Probabilmente ti sono cadute, ciao, e l'hai persa per strada. Ma pensavo rimanevano in macchina quando cadono, no? Invece... Hai capito? Sono tornato indietro a vedere, ma non c'era niente. Vabbè. Si sono rotte quando hanno toccato l'asfalto, quindi... Se non risolvono sta cosa non va bene. Ma purtroppo non mi risolveranno. Comunque va bene anche così. Io sto testando questo di qua. Non io mi interessa, voglio. Questo tanto le prendo. Io porto il Kalahari. Col peso. Su al massimo. Un po' con la macchina va bene così. Non è che devo strafare. Vabbè, pure io non devo portare moltissima roba, Pure io non è che devo portare moltissima roba, però comunque mantenersi in forma è sempre meglio. Ma sì, non è in palestra quando è così. Voglio sì.
Come per che tanto questi hanno i corsi di yoga che sono fantastici. Per rilassi. Ah, sì. Infatti. E mi ricordo quando è che è stato l'altro ieri, tipo. Ho fatto quattro volte pure sopra e sotto. Che senza sopra, ho detto fammi vedere se sala yoga è libera. Andavo tutto pieno. Sì, che pure c'è. A che ora, Amori? No, era mattina. Erano le 10:30, 11 forse. Ah. Sì, una volta c'era la vecchia palestra al punto di ritrovo, mi spiace, ora il punto di ritrovo è lì, è a nord ormai. Forse qual è il problema. Sto facendo fare dei lavori di ampliamento, Maurizio. Due tappetini. Metti a piano superiore una sauna, una cosa, no, non no, è possibile. Aspetta, scusa, ci stanno lavorando a tutto. La sauna è in fase di attivazione. La sauna, la sala yoga. La sala yoga già funziona, mi faccio mettere due tappetini in più. Nella sauna la faccio accendere la fiamma, così ti sdrai e ti rilassa, soltanto antistress. E poi faccio attivare anche la sala ciclette. E qui avremo anche una maestra di spinning ad hoc. Che se vuole? Ex poliziotta. No, ex poliziotta. Diciamo l'atleta, l'atletica Elisa, suona meglio, più che ex poliziotta. No, vabbè, io non ricordo perché lei che mi ha fatto il portatese, il portarmi per il taser, eh? Ah. Elisa Cosciolo. Voglio comprare un caddy. Per andare a giocare a golf. No, ma c'è il problema. Mi sa che è senza targa. Esatto. Come fai? Potresti usarlo solo nel campetto da golf oppure in zone private, diciamo. Nel parcheggio della palestra. Ti metti a fare avanti e indietro. Sì, porti le persone nel parcheggio alla macchina e le porti dentro la palestra, diciamo, davanti alla palestra. Però, servizio... Navetta. Potrei fare servizio navetta da dove? Ah, c'è l'altro furgone, stavano entrando. Da dove il servizio navetta? Al parcheggio al garage fino alla palestra avanti e indietro. Che qua arriva qua chi ma che sì, ma se cade chi esagerato quanti specchietti Zacca, lo sai che se è giusto così questo Zacca, ma lo sai che se lo sai che se cadi con tutti quei specchietti sono molti anni di sfiga, lo so. Dov'è Doggy? Molti anni di sfiga, aspetta, mi sai stare dentro. Mamma mia. Però io che la volta pure tu. Madonna mia. Ok. Tutto comunque non hai comprato stavolta il faggio. Ma ho comprato lo scooterino, più bello. Ah, hai cambiato. Lo scooterino. Sì, lo scooterino. E poi faggio aveva quei problemi, capisci? Dei tubi, perché avevano tutti. Se lo so, ma ormai c'ho scooterino. Non posso però è carino, non andò là, va. Perché andò con tu, scusa, se è carino. Ma a me non mi piace proprio. E allora, è carino o non ti piace proprio? Ah, così, un faggio, un fucchito, un viaggio, quanto costa un fucchito, un faggio? Da $1000, $800 ti fai un fucchito. $800, massimo. È l'80%, $800 dovrebbe essere. Fulkit motore al faggio. Sì, tutto ti fa. Ti fanno tutto. Motore estetica. No, sì, vabbè, certo. Non mi piace guidarlo, il tipo di mezzo, hai capito? Lo vedo troppo pericoloso. Potessi comprare fare il faggio day, capito? Un faggio day, sì. Esatto, raduno di faggio. Lì, se non ti piace a te. Ma poi c'è però quello da $1000, io. Carino. Esatto, quello base, diciamo. Quello base, ma si può modificare tanto quello base? Non mi sa di no. Quello lì per forza 3.000. Questo comunque 3.000 costa questo, quando viene. Poi un full kit sarebbe sui 2006-2008 massimo. Ma neanche. Forse. L'80% di 2.000, no. 3.000. No. Cioè l'80% di 3.000 sono $2400. $2400 più o meno, sì. Viene a spendere circa $5500 per far tutto, diciamo. Questa macchina mi piace a me, ormai questa macchina originale, tutta gialla. Ma perché non compri questa qui mia, Totò? Te la puoi vendere? No, non mi piace tanto, non mi piace perché è piccolo, è troppo... Guarda, questa c'è degli accessori fantastici, Quale? Per esempio? Questa qui. Sì, lo so. Per esempio? Totò, questa gialla ci sta una favola. No, ma poi anche lentina questa, capito? Ma che lentina? Guarda che è a 150,
105 veloce. Okay, io vado avanti, no. Che ho delle robe. Come andare, cioè, oltre il limite in città? Come andare oltre il limite in autostrada? Vuoi andare? Ciao, ciao. Ci vediamo al tequila. Che vuoi andare oltre il limite in autostrada? Mi piace, questo qua mi piace, vedi. Però lì vorrei comprarmela anche un giorno, 33.000 dollari. Però originale, 33.000. Me la modifico leggermente, senza tutta originale, con tutti i cofano. L'ho modificata però, bella, colore giallo. Esatto. Vabbè, ma io mi stacco, vado a fare un giro. Ci vediamo, signori, arrivederci. Okay. Ciao, ciao. Ciao, Steve, ciao. Come se ne va? Steve? Steve? Torni a piedi sul paletto. Scusa, non ho capito. Io sono su, A dopo, Steve. Andando su? Sì. A dopo, Steve. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo dopo, ciao. Aspetta che esce. Ciao, attenta. Oh, no. Ah, no, ho visto cose. No, non c'è nulla. Sì, vengo su perché sto con lo stress a palla. Sono proprio al limite. Mi sono mangiato uno snack e mi è passato il mal di testa. Però sto proprio al limite. Poi ha chiamato Said, mi ha detto che sta a fare un altro abbonamento. Un rinnovo, anzi. Questo clacson è eccezionale. Ciao Vinci, come va? Ma quanto è figo sto clacson, che succede qui, che succede? Oddio, ma che? Piano piano, due ambulanze addirittura. Oh no. Oddio, ce cazzo, c'è un ferito. Caspita, tre ambulanze. Un'esplosione pure è stata. Sì, c'era un cadavere. Uno per... senza sensi. Sì. Tutto bene, grazie. Che mi racconti di bello, Vinci? Sì, hanno messo gli alberoni da noi qua. In tutta la mappa l'hanno messi. Quindi, in conti, aumentate la velocità massima? No. No, 150? Sì. Discesa 160, quanto fa? No, discesa 650. Secondo i calcoli, in teoria, adesso i drink si alzeranno un bel po', Interessante. Allora, contattiamo Sid, vediamo come stai messo dopo lo stress? Male, Molto. Allora dobbiamo andare a fare una mezz'oretta di yoga minimo, se no non andiamo da nessuna parte. Io devo trovare una soluzione, assolutamente, non posso fare 40 minuti di yoga per calare lo stress. E poi mi carico di stress 4-5 volte al giorno, devo trovare una soluzione. La sfortuna è che io pensavo che l'erba medica mi aiutasse, invece no, è solo un cura ferite. Solo cura ferite, esatto. Non c'ho voglia neanche di assumere droghe leggere, quindi mi tocca l'unica soluzione. Niente, lavoro in palestra, quindi della Easy Fit, lavoro in palestra a paletta, lavoro. Ora sto tornando su in palestra a lavorare.
Ma ora che sei diventato di livello superiore di produzione, non è che iniziare a farci produrre noi qualcosa? Certamente. Appena siamo sicuri che funziona, devo ancora fare prove. Sono in una fascia d'esperienza che non si capisce bene se, diciamo, hai raggiunto l'esperienza giusta o devi completare quel livello di esperienza giusta. Beh, che livello sei arrivato tu di esperienza? Diciamo che so 30 mesi di esperienza. Allora, in teoria. 30 mesi li devo completare. No, in teoria no, già è valido. Perché con la pesca mi è successo diverso invece. Noi vediamo, ma ancora non mi contatta. Mi portava un campioncino di glutammato di secondo livello. E facciamo qualche prova. Ovvio che il totale è 800 kg, però ora non si può più arrivare a 100, ma si arriva massimo a 70 più gli zaini 93, vinci. Un Diglett. Hai visto il Diglett? No. Io lo sì, l'ho visto, era lì in autostrada direzione verso giù. Telefono. Ma che cavolo, mi fanno gli squilli, mi fanno. È il secondo squillo che mi fanno. Non capisco. Ah, è Said forse. Ah. Allora, mi sono dimenticato di fare la spesa. Non abbiamo niente da bere. Chiama Gennaro. Però ho scoperto che le bottiglie dell'acqua dissetano più di quelle del discount. Eh? Le bottiglie dell'acqua che vendiamo noi qui dissetano più del discount. Ah. Said? Siamo in palestra. Oh, Said! The show! Mi sono bloccato nell'inventario. Ma so cazzi tua. Porca puttana troia. Ok. Vado ad alleviare stress. Madonna, tutto pieno, oddio, niente. Tutto pieno, è tutto pieno. Sì, Brooks. Sì, lo conosco. A me? Ah, grazie. 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 Ah, va bene. Vabbè, se mi telefonavi, vabbè, non c'è problema. Ora ti lascio una lista, poi ne parliamo, ok? Ok, grazie Said. Ciao. Allora, è tutto pieno la yoga, non possiamo rilassarci. Porca vacca. E che facciamo? Andiamo al vanilla, che tocca fa? No, aspettiamo. Adesso è bella la palestra, qua sopra ci sono i pesi, si fa con gli si rialza i pesi. Sotto invece c'è la yoga che ti rilassa lo stesso. Cosa? Volevo dirti. Non avvicinarti, non andare mai nel magazzino con il telefono in mano. Sì, lo so già. Ok. È una brutta esperienza, lo so. Esatto, sì, mi è successo diverse volte. Fastidioso. È successo anche a Said. Sì, lo conosco, la brutta storia lì. Ok, a posto. Sì, si trova qui a Paleto. Qua, Galaxy Easy Fit, due piani di palestra, tutta bella skinnata. Ah, quando è che tornate a giocare, Vinci, qua, che vi divertite, guarda che bello sto server ora. Ora veramente è migliorato tanto il livello bello, di contenuti. Che bello vedere la palestra piena. Sì. Funziona. Sopra come stiamo messi? Sopra uno. Ah. Non vedo l'ora che attivano le biciclette e la sauna. Biciclette? Quante postazioni so? Sei? Sei. Biciclette? Sei più la settima dell'istruttore. Io e però diciamo che organizzeremo degli eventi, diciamo dei corsi, non sempre aperta. Esatto, sì, dei corsi a orario fisso, facciamo magari uno la mattina. Però sarebbe bello possibilmente chiudere le porte, sarebbe bello. Perché? Perché bello. Magari quando è chiuso, diciamo, il corso, si chiude la porta. Non lo so. È meglio tenerle aperte a disposizione tutti, poi magari organizzate i corsi fissi con un po' di musica e tenerle comunque aperte. Pure la sauna infatti rimane aperta. Già, allora sì.
Ma senti che rumore che c'è là dentro quando stai nel chiuso vicino al muro? Sì. C'è un rumore per tuo particolare. E vabbè, aspettiamo. Ci sta la palestra, ci sta. Opla, chiudiamo qua. Il fatto è che neanche le barrette funzionano. Mm? Le barrette energetiche per scaricare lo stress sono troppo leggere. Già. Dovrei fare un accordo con il business del Vanilla. Fammi portare un carico di 100 drink e io gli do 100 energy. Però contro che gli energy hanno più potere dei drink suoi, Davvero? Mi sa di sì, non lo so. Diciamo che lui ci fa su chili per tanti minuti, noi invece beviamo solo un po' e ci risettiamo leggermente e ci abbassiamo lo stress poco. Non so quanto convenga. Mi sa che adesso vado fuori città, sai? Sì, mi sembra un'ottima idea. Sì. Io vado e torno al solito orario. Sì, tanto ci sentiamo. Il cambio Said e ci vediamo più tardi. Ciao. Buon appetito. La macchinina, prendiamola, opla. Vabbè ragazzi, io vi ringrazio per essere qui con me. Io diciamo che sono stacco perché devo andare via alla cena tra qualche minuto. Che facciamo? Niente, io vi saluto qui e ci vediamo più tardi o domani con un'altra live. Ciao ciao.